Jaguar prosegue nelle fasi di collaudo della nuova F-Type, che vedrà la luce nel corso del 2020. Infatti, potrebbe non sembrare, ma la sportiva di casa è in circolazione dal 2013. Ciò, i test per l'avvicendamento con il nuovo modello sono in fase avanzata. Un prototipo della Jaguar F-Type 2020 è stato pizzicato durante le sessioni di giri al Nürburgring. La nuova auto sembra allontanarsi dallo stile del modello attuale. La calandra è più grande e i fari sono più affilati, mentre anche le luci posteriori sembrano più snelle e squadrate. Questi potrebbero essere i segnali che la casa inglese sta lavorando su un aspetto più aggressivo della F-Type 2020 e potrebbe essere la prova che Jaguar Land Rover sta seguendo le orme lasciate da Porsche con la nuova 911. Le foto mostrano bene l'introduzione di fari orizzontali sottili che modificano la disposizione più verticale di oggi. Questa soluzione può ricordare vagamente l'Audi TT, ma contribuisce a dare alla F-Type 2020 un volto fresco e più moderno. Ma come mostra il prototipo, il family feeling risulta evidente, pur evolvendosi in stile Porsche 911. Le foto spia fino a oggi hanno catturato quella che sembra una biposto, quindi è prevedibile che la 2 più 2 sarà un progetto separato. Detto questo, Jaguar prevede in futuro anche questa soluzione per un testa a testa più serrato con la Porsche. Inoltre, è certo che la F-Type continuerà a essere disponibile con entrambe le carrozzerie, la coupé e la convertible con soft top. Questa scelta ha il vantaggio di estendere la praticità della F-Type e probabilmente di avvicinare il prezzo verso la 911 piuttosto che alle più economiche Porsche 918 Cayman e Boxster. La nuova Jaguar dovrebbe avere già la struttura in alluminio, pronta alle evoluzioni tecniche del prossimo decennio. Ciò significa una serie di aggiornamenti utili a rendere la F-Type 2020 più economica e semplice da produrre. Non mancheranno a bordo i più moderni gadget per l'infotainment e la sicurezza, tra cui una più sofisticata tecnologia di guida autonoma. La nuova F-Type 2020 rimarrà un'auto sportiva con motore anteriore e con ogni probabilità farà il suo esordio con il motore V8 biturbo da 4,4 litri e 560 cavalli fornito da BMW, nome in codice del progetto Jennifer, che dovrebbe pensionare il V8 sovralimentato da 5 litri originariamente brevettato da Ford. Il nuovo motore BMW più economico salirà a bordo anche delle Range Rover e delle Jaguar di fascia alta, ma per la F-Type saranno nuovamente offerti modelli a 4 cilindri utilizzando le unità della famiglia Ingenium. Rumors insistenti riferiscono anche di un possibile modello aggiuntivo, si parla addirittura di una Jaguar F-Type puramente elettrica, con un pacco batterie da 100 kWh e due motori elettrici da 150 kW, ossia 204 cavalli ciascuno, e 350 Nm, per un totale di circa 410 cavalli. Ma una F-Type a elettroni non arriverà prima del 2023 e la sua power unit è ancora in via di sviluppo, dato che questa tecnologia si sta muovendo molto rapidamente.